Ok, rieccoci raga, bentornati. Ci avviamo nell'ora praticamente di live, dove faremo quelli che sono i contenuti rilasciati in esclusiva per PlayStation 4 esattamente oggi. I Banned Footage, ok, e Ethan deve morire. Ethan deve morire, purtroppo non la posso giocare con il PlayStation VR. E quindi prima mi dedico ai filmati confidenziali. E poi ci giocheremo anche questa cosa. In un'ora vediamo se riusciamo a farli tutte e due. Sequestrate dalla fattoria dei Baker come prove, queste videocassette non hanno mai visto la luce fino ad ora. In esse sono contenute alcune delle tragedie vissute dalle vittime dei Baker, ovvero, finito il gioco abbiamo scoperto che ci sono stati un sacco di rapimenti da parte dei Baker sotto forma, comandati da Evelyn, no? Quindi abbiamo ormai finito il gioco e abbiamo visto come la famiglia Baker sia una vittima delle pazzie che Evelyn gli comandava di fare tramite questa infezione, quella che gli diceva che fosse il dono, ok? E ne abbiamo trovate un paio nel gioco, adesso invece abbiamo quelle, diciamo così, extra, quelle che dopo aver finito il gioco, aver debellato, tra virgolette, Evelyn, i soldati della Umbrella Corporation hanno rivenuto perlustrando la casa, quindi cose che non abbiamo trovato nel gioco. Ne abbiamo due in esclusiva, una è l'incubo e una è la stanza. Adesso io inizierei con l'incubo. Sopravvivi fino all'alba usando ogni arma a tua disposizione, invece usa il cervello per scappare dalla stanza. Facciamo? Usa il cervello. Io farei la stanza. Vediamo cosa viene fuori. La stanza. Vai. Proviamo. Risveglio. Clancy. Ah, Clancy, quello dell'operatore. Si risveglia tra le sucide lenzuola di un letto. Dove si trova? Perché è lì l'attimo in cui la sua carceriera si spinge sotto il naso della brodaglia. Clancy realizza che il vero incubo è appena cominciato. Allora, Clancy è il protagonista della demo dei Beginning Hour, quello che siamo riusciti a far scappare nella demo per ricordate che i tre del programma televisivo che rimangono intrappolati all'interno della casa sono alcune delle vittime della famiglia Baker. E quindi ora noi facciamo proprio Clancy Javis, eccolo qua. Ok, oh mio Dio. Raga, io qua non so nulla, in esclusiva, è uscito da pochissimo. Saremo tra i primi a provarlo. Oddio, dove siamo? In un letto? Ecco Marguerite. Da quanto so, dobbiamo cercare di scappare dalla stanza. Questa è la stanza da letto dei Baker. Dormi tu bene, caro? La nostra piccola ti adora, lo sai. Vuole che diventi il suo fratellone. So che muori dalla voglia di vederla. Ma le cose si fanno una alla volta. Se vuoi entrare nella famiglia, devi mangiare come uno di loro. Senti che buon Oddio. profumino, non trovi anche tu? Mangia e potrai diventare uno della famiglia. Poi sarai libero di uscire fuori a giocare. Ma prima devi mangiare tutto. Buon profumo, sembra delizioso. Non lo mangia questa roba, non ho fatto fame. Sembra delizioso. Prima sarà condiscendente. Oh mio Dio, raga. Non so cosa rispondere. Vabbè, sembra deliziosa. Wow, beh, un ottimo profumo. Davvero, sembra buono. Molto bene. Tornerò tra un po' per vedere come stai. Grazie. Ehi, non c'è altro cibo. Tu non hai bisogno di altro cibo! Ora mangia la tua dannata cena! Ecco, l'ho fatta incazzare. Allora, dobbiamo cercare di, da quanto ho capito, di liberarci. Scappa dalla stanza. E come cazzo scappo dalla stanza? Dobbiamo cercare di liberarci. Io devo fare qualcosa. Senza farci. Cioè, senza far sì che Margaret lo scopra. No.
Minchia, che schifo. Niente. Però forse possiamo usare. Che schifo, raga. Ah, ma così, bastava fare questo per liberarsi, scusatemi. Cioè. Però, lanterna, prendiamola perché sennò. È una chiave. È una chiave. Merda. Accendino. No, c'è qualcosa dentro. Ehi! La stessa ora degli altri orologi. Tirando con forza potrebbe aprirsi. Non rientra più, forse si è rotto. E questa cosa mi sa che... Siccome noi non dobbiamo farci sgamare da Margaret che siamo scappati... Questo cos'era? 10 e un quarto gli altri orologi? No! Non si aggiusta. Porca puttana. Quadro senza titolo B. Bleh. Ah! Merda. Non ci riesco. Diamogli fuoco a tutti. No. Hai bisogno di una fiamma più forte. La fiamma più forte. Scassiamo qua. Cos'è che dice qua? Le 5 del mattino. Quadro senza titolo A. Quadro senza titolo. No. Possiamo rimetterci a letto? Attendi Marguerite. Non deve scoprire che mi sono alzato. Che cosa diavolo era tutto quel rumore? Non devi scoprire che mi sono alzato. Tutti i cassetti aperti. Eccola. Secondo me abbiamo sbagliato. Perché adesso entrerà, vedrà la... lì giù. Oh, la mia schiena. I cassetti aperti. Si incazza come una biscia adesso, raga. Eccola, vediamo cosa fa. Adesso controlla. Qualcosa qui non mi convince. Quella lanterna è mia. È mia. E va bene. Oddio. No. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ok. Abbiamo sbagliato, giusto? Sarà il caso che cominci a comportarti bene. Ok, apri. Cazzo! Allora, perché non si apre? Il fissato con una vite. Usa questo. Boh, fanculo. Via. Allora, le 5 del mattino, ci ha detto l'orologio. Lasciamo un attimo sta cazzo di lanterna. Però si è rotto l'accendino, zio povero. C'è una chiave. Prendo la lanterna per forza, ragazzi, se non capisco.
Vabbè, ma ci deve essere un indizio per capire come si fa, cioè non... Non posso andare a caso, cioè... Non apriamo il cassetto... Oh, vediamo qua. Quadro senza titolo C. Quadro rotondo, qua. Quadro piccolo. Mi serve il quadro... Questo. Cosa si... Che cos'è sta roba? Ago da cucito. Diceva che erano le 5 del mattino, no? Proviamo a fare così. Principio la morte, la morte fece dono all'oscurità, all'uomo venuto da ovest, proseguendo nel proprio viaggio. Morte, uomo da ovest, l'uomo incontrò queste bestie e placò la loro fame con la propria carne. Fu soltanto il suo arrivo in Oriente. Cioè, l'ardente passione. Quindi, morte. Ma non torna indietro sto figa di coso. Che devi fare piano. Morte. Stacca sta roba. La morte fece... Oh, cazzo! Oh mio Dio! Mio Dio! Ah, oh, che merda, raga. Sono morto. L'uomo fece visita. Riprova. Cazzo. E dobbiamo trovare il modo di sbloccare. Di sbloccare assolutamente la. Io devo fare qualcosa. L'uomo, il dono, la morte fece visita all'uomo. La morte è sicuramente quella. Tornando a casa, raga, so che non si fa così, però appurato che la morte, a meno che... Mi dice che viene da ovest.
zio. Come cazzo si fa? Tac. Mo' questa cade. Questo. Merda. Non ci riesco. La posso rimetterla. Con del sughero. E se io prendo l'accendino. Ok. Niente. Cosa mi può servire nel cazzo di... È una chiave. Allora, questo. Ehi, cazzo, questo va qui. Questo va qui. Però adesso se attiviamo anche l'altro quadro... Facciamo rumore, cazzo. Attendi Margherita. Non dovremmo aver lasciato. Deve scoprire che mi sono alzato. Ok, adesso lei dovrebbe arrivare. Speriamo non si accorga che abbiamo cambiato metà della sala. Che cosa diavolo era? Tutto quel rumore! Dobbiamo trovare il modo di fare la combinazione. Però dobbiamo decifrare la... quel lucchetto lì. Cazzo. Oh, la mia schiena. Vediamo, eh. Margherita, perdi ancora tempo con quello lì. Dovevi sbarazzartene, ci sono già troppi uomini in casa. Basta, Jack, lo spaventerai. E ricordati che la nostra piccola ha insistito perché rimanesse. Quindi piantala. Che cosa hai detto? Che fa? È soltanto colpa tua! Tu lurido, dannato sfascia famiglie! Perché mi ha coltellato? Mi dispiace così tanto, non volevo! Lo spieghiamo! Mi sì, ti perdono. Su, andiamo. Merda. Sono morto. No? Vabbè. Merda, merda.
passato con la vite. Ok. Questo ago da cucito. Non capisco se... La morte fece dono all'oscurità. La morte fece dono. Che cos'era quel rumore? Proseguendo nel proprio viaggio, l'uomo incontrò quattro bestie e placò la loro fame con la propria carne. Merda. Fu soltanto il suo arrivo a Oriente che il viaggiatore bruciò di passione ardente. Ma che cazzo? Ma si fa a rimettere questo di qua, cioè... Non... Sei ancora tu, Lucas! Quante volte ti ho già detto che devi fare piano? Non riesco a capire. Porco due! Non lo so, non riesco a capire. Deve esserci un modo per uscire. Porco merda. Cazzo, non riesco a capire qual è il... Ah, ma che schifo. Si può che non riesco a capire come cazzo risolvere. Ciao Max. Non riesco a risolvere questo enigma. Cioè, non lo so. Cazzo. Allora, riproviamo. Beh, allora, questo cucchiaino. Io devo fare qualcosa. Per forza. Apriamo qua. La morte fece visita nell'oscurità. Cane. Devo trovare il modo di aprire qua. Però
Non ci riesco. No, lo tiro con forza, si capisce che l'ho aperto. E dentro non c'è una sega. Questo possiamo lasciarlo qua. Se no si accorge che l'abbiamo fatto. Poi dobbiamo prendere la lancetta. Quello aspettiamo a prenderlo. Allora, prendiamo qua. Vai. E apriamo. Adesso qua noi prenderemo questo. Avverrà il bordello. Andiamo, Marguerite. Dobbiamo capire come fare. Deve scoprire che mi sono alzato. Allora adesso Max ti faccio vedere. Adesso provo a rifare il perché se scopro gli indizi. Che cosa diavolo era? Tutto quel rumore. Dobbiamo trovare il modo di aprire questa porta che ha una chiave. Io ora, se risolvo l'enigma di questo orologino qua di fianco, il letto si sposta e mi svela una botola sul quale io posso scappare. Il problema è che non ho la chiave, che invece sta dall'altra parte, nell'altra stanza. Per poter aprire quella porta devo risolvere un lucchetto che ha delle forme, ha delle figure. Però se io apro la... Come no? Convince. È tutto uguale. Beh, sembra che sia tutto in ordine. Un po' ho mangiato, eh. Avanti, mangia! L'ho preparata apposta per te. Non preoccuparti, tornerò molto. No, presto. No, non tornare. Ok. Apri. Ok. Allora, riprendiamo la lanterna, se no non possiamo fare niente. Abbiamo questo lucchetto con delle figure. Una morte, una lanterna. Non capisco cosa sia questo. Un serpente, un cuore. Un fiore appassito. Una campana, sembrerebbe. Uno scorpione, un bambino. Una mela. Entrambe hanno queste figure. Devo trovare la combinazione corretta per aprire e la porta e andare a prendere quella chiave, che è la chiave che mi serve per aprire la botola che c'è sotto questo letto. Ora, se io faccio... Vedi? Sembra che ci sia una porta sotto il letto. Se io faccio faccio suonare, cioè se io apro questo letto, questa cazzo di sveglia suona. Suonando, la tizia si sospettisce e viene su a vedere cos'è il suono. E quindi io lì ho poco tempo per risolvere, cazzo. Quadro senza titolo. Quindi questo va qua. Questo va qua. E questo va qua. Qui è pieno di ragni, Cristo. Ci vorrebbe anche... Devo cercare di aprire questa porta senza far scattaiolare fuori questo suono, diciamo così. Adesso ho l'ago. Però il problema è che l'ago lo metto qua al posto della lancetta e via, e questo si apre. Ma fa rumore e io non ho più tempo. Cioè questa deve essere l'ultima cosa che devo fare. Però quando apro qua sotto c'è un indizio, un foglietto, che però non riesco a prendere lo stesso. Sta merda non me lo fa vedere. Porco cane.
E quello è il problema. Porco cazzo. Certo, i quadri li ho già fatti. I quadri mi fanno aprire qua, mi danno un ago. L'ago mi permette di inserire la lancetta mancante. L'orario, ho già scoperto che l'orario per far uscire l'enigma è le 5 del mattino. E questo letto si apre. E sotto compare la botola, diciamo così. Il problema della botola è che è chiusa con una chiave del serpente che però è di là. E non so come fa. Cioè, non so come fare. Vedi, la stessa ora degli altri orologi era lì, è l'inizio degli orologi che ho già fatto. Una roba in sughero. Se vuoi posso provare a aprire. Leggiamo quello che c'è scritto. Lo rileggiamo ancora più che altro. Dice la morte ha fatto. Figa, tanto mi dimentico, cazzo. Allora, rimettiamo le 5 del mattino. 1, 2, 3. Ok, ora farò un bordello della Madonna, però dovremmo trovare l'indizio. Sta cazzo di sveglia che suona. In principio la morte fece dono dell'oscurità all'uomo venuto da ovest. Quindi da sinistra deve venire un uomo. Proseguendo nel proprio viaggio, l'uomo incontrò quattro bestie e placò la loro fame con le proprie carni. Fu soltanto il suo arrivo a Oriente, quindi a destra, che il viaggiatore bruciò ardente di passione. Quindi cuore in fondo. Ardente di passione è il cuore. In principio la morte fece dono dell'oscurità all'uomo venuto da ovest, quindi a sinistra. Proseguendo nel proprio viaggio, l'uomo incontrò quattro bestie e placò la propria fame. Adesso qua, adesso noi moriamo, perché lei si incazza. Ormai anche sono abituato, però fa sempre schifo, madonna, che lo tira in bocca, madonna. Porco cane, dobbiamo capire questa cosa. Sì, zia, mi hai massacrato. Riprova. Porco cane, porco cane, porco cane. Allora, rifacciamo. Adesso che abbiamo capito però il... Io devo fare qualcosa. Dai, apriti. Cucchiaio posso prenderlo in qualsiasi momento comunque, vero? Dimmi di sì. Sì, è lì. Allora, la lanterna mi serve, se no non possiamo vedere. Allora, ardente di passione è a oriente, ovest è sinistra. Quindi ardente di passione è a destra, a oriente. La morte fece il dono dell'oscurità. Questa è una luce però. Porco, porco. Così forse. Vediamo. Morte. Cibo con le carni, ardente di passione. Cazzo. Beh, questa sembra la morte.
Però fece il dono dell'oscurità e poi le quattro teste. La morte a sinistra, il serpente in mezzo. Il serpente in mezzo? Perché serpente in mezzo, scusami? No, infatti non va. No. No, Max. Non è giusto. Allora. Anche secondo me la morte è a sinistra, però. Ci provo con tutte adesso. Ogni volta tiro una testata. Porco cane. L'altra cosa che mi è venuta in mente potrebbe essere questo. Però, cioè, la morte è troppo specifica, cioè, è troppo implicito che sia quello. Serpente, i quattro animali da sfamare, a meno che in mezzo non ci va la macchia grossa nera. Qual è la macchia grossa nera? Ah, questo? No. Porco zio. Siamo sicuri che il cuore sia l'ultimo, oriente e a destra. Proviamo invece il dono dell'oscurità, magari la lanterna. Proviamo la carne, no. La mela, no. La morte, no. Lanterna, doppia lanterna, non credo proprio. Dai, ok. No. Serpente, no. No. No, porco due. Porco zio. Cazzo può essere? A meno che il dono dell'oscurità non sia la mela. Però. No.
Due doppia mela, non credo. Allora, no, raga, non è mod incubo, sto usando ovviamente il PlayStation VR. Quello che state vedendo solo in prima persona con il Twitch, dopo sul canalone YouTube lo vedete proprio in diretta, cioè lo vedete proprio con l'utilizzo in diretta del VR. PlayStation 4 Pro con la PlayStation VR. Non è la modalità incubo, ma è il nuovo DLC che hanno rilasciato proprio oggi con le due espansioni. E questa è la modalità dove... Praticamente fu una volta finito il gioco i soldati che vengono a perlustrare la casa trovano ulteriori cassette degli incubi di vittime della famiglia Baker, e una di queste che trovi è praticamente li puoi rivivere in questi DLC, devi risolvere cioè devi risolvere le avventure delle vittime del passato dei Baker. E uno di questi, questo che stiamo usando, è Clancy, ovvero il protagonista della demo, il cameraman della famosa demo. Il nostro obiettivo è: noi eravamo in questo letto e la moglie dei Baker ci ha dato da mangiare. Ora lei è andata via aspettando che noi mangiamo, noi ci siamo alzati dal letto, dobbiamo cercare senza lei. Ogni tanto torna a controllare la stanza e deve tornare tutto a posto. E noi dobbiamo trovare il modo di scappare senza che lei se ne accorga. La strada per scappare è sotto il letto. Io lo so, ho già risolto l'enigma di come si apre il letto, però quando questo avviene suona una sveglia e lei si accorge e viene dentro. Quando apro il letto, sotto c'è una botola, per aprirla ci vuole questa chiave, ecco, quella che c'è lì. Per aprire questa cazzo di chiave devo risolvere questo enigma. Quando apriamo il letto, sotto c'è un foglietto che dice che la morte fece il dono dell'oscurità all'uomo venendo da ovest. L'uomo incontrò quattro bestie che sfamò con le proprie carni, per poi ardere di passione a oriente, quindi dovrebbe essere a destra. Ora, secondo me ardere di passione a oriente è il cuore, però il problema non è capire la morte, e io metto la morte, però le ho provate tutte, cazzo, e non si apre sta porta di merda. Che cazzo serve? E questo è il problema. Alla fine ti trasformi? Dipende. Allora, dipende nel senso che dipende come, che tipo di danno facciamo. Quando lei viene a vedere, se a seconda del tipo di danno, cioè del tipo, questo c'è, c'è un cassetto che se tento di aprirlo si rompe, e quando lei arriverà mi sgamerà che l'ho rotto. Alcune volte arriva e ci picchia, alcune volte arriva e con Jack che si incazza e ci accoltella, o se no viene solo e ci dice di continuare a mangiare, o se no nel caso ci dovesse beccare fuori dal letto con la sua lanterna in mano, in questo caso ci ammazza infettandoci direttamente con la plagas in bocca. E quindi, boh, dobbiamo stare attenti a questo. La chiave è risolvere questo cazzo di enigma, però. Ma porco cane. Sto provando tutti, raga, cioè. Ah, merda, pensavo di avercela fatta, invece no. Non so perché mi dimentico questa cosa. No. Ah, Cristo santo. Sto andando a tentoni perché non ce la faccio più, cioè non riesco a capire. Quale può essere la soluzione esatta per aprire questo cazzo di coso? Quindi chiedo anche aiuto a voi in chat, raga. Sì, questo questo è il primo DLC. I DLC Banned Footage e Ethan Deve Morire sono esclusivi per la PlayStation 4 ora. Per le altre console invece bisogna attendere un mese. E i Banned Footage sono giocabili col PlayStation VR,
Mentre Ethan deve morire, no, solo con la modalità normale. Adesso sto cercando di risolvere sto cazzo di enigma, però. Non ho idea di come si possa fare, quindi riproviamo ancora a rifare. E tra l'altro, devo prendermi il quadro. No, aspettami, questo era qua, perché sennò sbagliamo e si incazza. Se qua si rompe la lancetta. L'enigma dell'orologio l'ho già risolto perché c'è un indizio che dice che sono le 5 del mattino, cioè l'ora degli altri orologi, e sono le 5 del mattino. Ora usiamo la lancetta per scassinare qua. Noi prendiamo questo quadro. Adesso questo cazzo di coso suona, lei si incazzerà e verrà su a vedere. No, filo sbagliato. Rimettiamo la lanterna e ci rimettiamo a letto. No, lascia stare il cucchiaio, rimettiamoci a letto. Ok. Adesso abbiamo un quadro che possiamo andare a mettere. Deve scoprire che mi sono alzato. Adesso raga, io attendo. Se trovi altri oggetti non ti... Che cosa diavolo era tutto quel rumore? Allora raga, adesso vi faccio vedere. Il problema è il fiore appassito. Cioè la frase che dice sotto al letto, che dovrebbe essere l'indizio, dice che la morte fece dono dell'oscurità a orient... a ovest. E Oh, la mia schiena. l'uomo incontrò una bestia a quattro teste e la saziò cibandosi delle sue carni, per poi ardere di passione a Oriente. E questo è il problema. Il Qualcosa qui non mi problema è convince. che quando comunque noi spostiamo il letto, cioè è finita, perché poi Margherita arriva, è un Beh, disastro. sembra che sia tutto in Eccola. ordine. Avanti, mangia! L'ho preparata apposta per te. Non preoccuparti, tornerò molto presto. Ok. Riapriamo. Ok, adesso abbiamo in mano i... Perché nel... Vedi, se lo facciamo nell'oscurità non si può fare. Anche perché senza lanterna non possiamo interagire con niente. Dobbiamo per forza prendere la lanterna. Ora noi possiamo cambiare i quadri. Però questo qui è un altro problema. Cioè, è un enigma secondario che dovremmo fare dopo questo. Opla. Adesso qua noi prendiamo anche questo. Olè. E ora si apre questo libro. E prendo la lancetta e mettiamo l'ora lì dentro. E fin qua tutto ok. Io metterò le 5 del mattino. Qua si apre e vediamo l'indizio. Il problema è che appena questo si apre, comincia, questo cazzo di orologio comincia a suonare. Ed è finita perché l'orologio, il letto non torna più indietro. E io non so come cazzo mettere a posto tutto sto casino. Il problema sta qua, quindi raga, se avete suggerimenti, allora, se fosse fiore appassito, ciao Shady bello, l'immagine del fiore appassito è verso sinistra, potrebbe essere. Vado a scatti raga, perché comunque la connessione oggi è pure un po' quello che è. Fiore appassito? Ma capito, ma che senso avrebbe? E poi... Infatti non è un cazzo. Stiamo provando tutti, stiamo andando proprio a tentoni, raga. A tentoni stiamo andando. Cristo santo. Dai, troverò il modo di aprire questa cazzo di porta. Niente.
No. Porco due. No. No. Beh, c'era pastito doppio, non credo proprio. Andiamo con la campanella. No. Ovviamente stiamo facendo tutto in base al fatto di che siamo sicuri che il cuore sia a destra. Perché se no, se il cuore... Non siamo sicuri che il cuore è a destra. Ardente di passione. Può essere solo che il cuore, scusatemi, Cioè, veramente... Non si può risolvere un enigma andando a testate, però, Cristo. Doppia campanella, non credo proprio. Scorpione. Niente. Il culo. Proviamo lo scorpione. No. 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 Porco due. No. Dai, fammela tirare fuori questa cosa. Ti prego. Serpente di merda. No. Doppio cuore. Non credo proprio. Quindi no. Campanellina. No. No. La mela. No. Dai, la morte. No. La lanterna. No. Questo. No. Vabbè. Con l'omino abbiamo già provato. Con la morte abbiamo già provato. Con la lanterna abbiamo già provato. Con questo abbiamo già provato. Porco cane! Non lo so, raga, non riesco a capire. Non riesco proprio a capire. Ciao ragazzi a tutti. Allora raga, il fatto è questo. Cioè, adesso io rifaccio vi rimetto l'indizio. Cioè, cercate di darmi una mano. Cioè, ci sto perdendo mezz'ora questa roba. Adesso vi rimetto le 5 del mattino. Il fatto è che appena io metto le 5 del mattino, la sveglia suona e Margaret si accorge che sta suonando e verrà su. Ma quando verrà su ci sgama in pieno, cioè nel senso che noi non possiamo più rimettere a posto sto casino. E quindi lei non è come prima che ci siamo rimessi nel letto e lei non ha visto che ci siamo alzati. Il letto non tornerà più in posizione e io sarò come un pirla in mano con la lanterna, in piedi con la lanterna in mano. E moriremo. Vedi, serve questa chiave. Allora, questo è l'indizio. In principio la morte fece dono dell'oscurità all'uomo venuto da ovest. Proseguendo nel proprio viaggio, l'uomo incontrò 4 bestie e placò la loro fame con le proprie carni. Fu soltanto al suo arrivo in Oriente che il viaggiatore bruciò di ardente passione. Quindi in principio... La morte fece dono dell'oscurità all'uomo venuto da ovest. Quindi ovest è sinistra, la morte fece dono dell'oscurità. A metà, proseguendo il proprio viaggio, l'uomo incontrò 4 bestie e placò la loro fame con delle proprie carni. E quindi è questo il fulcro in mezzo. Viaggio, l'uomo incontrò 4 bestie e placò la fame con le proprie carni. Fu soltanto al suo arrivo a Oriente, quindi a destra, che il viaggiatore bruciò di ardente passione. Io l'ho interpretata così. Cioè, di più non riesco a capire. Di più non riesco a capire. Adesso lei ci apre la porta. Eccola. Preso. Oh, scusate. Sì, esatto, Lady, però il problema è questo.
Dite che posso reimpostare l'orologio e il tornelletto? Cazzo, questo non ci ho pensato effettivamente, eh. Allora, rifacciamo. Porco zio. Allora, comunque questo è Io devo andare. questo è il messaggio, raga. Però non serve trovare gli indizi, nel senso che, cioè io l'indizio dell'orologio lo faccio anche senza l'indizio, cioè scusatemi, l'enigma dell'orologio lo faccio anche senza, perché l'indizio è qua dentro, ma posso anche non leggerlo e l'orologio lo risolvo lo stesso, vedete qua. La stessa ora degli altri orologi. Poi qua possiamo prendere un accendino. Ok, fammi richiudere questo cassetto. Ok. Prendiamo l'ago. L'orologio è a mezzanotte in punto. Dite? Minchia, sarà impossibile. Ciao proprio. Cioè, comunque questo è quello che è l'indizio. Il braccio è mozzato, raga, perché sono col VR. Allora, lo so, certo, ragazzi, sto cercando di risolverle, però non è così semplice, capito? Allora, facciamo i primi cazzi. Mettiamoci. Ok, teniamo Margherita. Non deve scoprire che mi sono alzato. E aspettiamo un attimo. Ah, cazzo. In principio la morte fece dono dell'oscurità a ovest. Nel proseguire il proprio viaggio, l'uomo incontrò una bestia a quattro Oh, la mia teste e anche. placò la propria fame con le carni. E fu solo alla fine che trovò modo di ardere di passione a Oriente. Quindi, se non ricordo, se non deduco Quello lì male, non. ovest è sinistra, oriente è destra. Concordate con questo? Forse è solo la mia immaginazione. Mo mangio. Mangia, l'ho Non mi preparata piace la apposta trippa. per te. Non Va preoccuparti, bene, dai. tornerò Una molto polenta? Un presto. sugo di pesce? Magari. Dai. Ok. Se n'è andata. E non ci ha sgamato in niente. Tac. Ora. Tra l'altro, raga, cioè, non funzionerà mai. E vi spiego anche il perché. Perché anche se rimetto a posto il letto, qua ci saranno tutti i quadri e il libro aperto con questo, cioè lei troverà un sacco di incongruenze nella stanza, mi inculerà, non riuscirò mai a rimettere tutto a posto, non riuscirò mai a rimettere tutto a posto, già lo so, proviamo, ma comunque sia, cioè va risolto. Cos'è sto N4 più? Vabbè. A ovest potrebbe indicare sinistra, la direzione in cui mettere i simboli. E lo so, quello infatti è. Oriente a destra. Se mangio non è che muoio, però mi faccio un male della Madonna. Perché in teoria sarebbe quella specie di coso in cui ci infetta Evelyn.
Il cucchiaio, raga, lì lo posso prendere, lo posso usare per mangiare, però se mangiamo, non succede niente, però lui sta male, cioè, ma non è essenziale, ecco, diciamo così. Non è essenziale. Accendino. Adesso vi faccio rivedere cosa cazzo succede. Ma anche, cioè, anche volendo non può avvenire tutto il resto, cioè. Poi qua c'è qualcosa da prendere, ma c'è un tappo da stappare. Cioè, mi serve anche questo tappo in sughero. Però non posso stappare il tappo in sughero perché ci sono i ragni. Ho provato con l'accendino, ma non funziona. Perché qua serve qualcos'altro, cazzo. Serve un'altra roba in sughero. Cosa posso fare con l'accendino? Una sega di niente. Allora, qua, se tento di prenderlo, mi saltano addosso sti ragni dal cazzo. Merda, non ci riesco. Se tento di dargli fuoco, mi saltano addosso lo stesso. E bisogno di una fiamma più forte. Merda, non ci riesco. Ago. La morte fece dono dell'oscurità all'uomo a Oriente. Nel lungo suo percorso trovò un mostro a quattro teste e cibò con le proprie carni. E quale caccia, cosa è questo che non so capire, quale può essere questa roba dell'uomo a quattro teste, cibò con le proprie carni. E solo a Oriente si mise ad ardere di passione. Quindi, in teoria, dovrebbe essere il cazzo di cuore. Oh, cazzo di cane. O fai la. Ok, la donna dell'oscurità. Quindi la lanterna. Poi il cuore. Però mi sa che abbiamo già provato con la lanterna all'inizio. Vedi? È le carni che non capisco cosa cazzo può essere. E poi cos'è questo coso? Quel simbolo qui che non so cosa sia. Un fiore, quello che sembra una campana. Uno scorpione, un bambino, una mela. La morte, la lanterna. E boh. No, la morte fa dono a ovest. Lui arde di passione a oriente. Ve lo faccio rivedere, raga, ve lo faccio rivedere. Così proviamo anche a sfatare il mito del fatto che si possa rimettere a posto il letto, ma quanto manca la fine della live? Ah, raga, tra l'altro siamo arrivati a fine della live. Porca trota, peccato. Vabbè, niente, vi faccio vedere questo, vi lascio col dubbio. Allora, vedete, in principio la morte fece dono dell'oscurità all'uomo venuto da ovest. Quindi Che cos'era quel a rumore? sinistra ci va un uomo venuto da ovest. L'uomo incontrò quattro bestie e placò la loro fame con le proprie carni. Fu soltanto l'arrivo. Ah, il letto torna. Ah. Proviamo. Di Marguerite? Sì, però ci sono tutti i quadri. Tutti i quadri lì. Vediamo adesso cosa succede quando viene su. Però sarà il libro aperto. Vediamo, tentiamo l'ultima volta, poi basta. Eccola. Con cosa è arrivata? Che cazzo è quella roba lì? Non ho mangiato. Un po'
profumo che ti manda il viso. L'ho cucinato apposta per te. Ecco. Cosa ha visto? È entrato qualcun altro? Ci deve essere qualcosa che non va. Ecco. Forse c'era un motivo se quel quadro si trovava lì nell'angolo. No! Figliacco mangia merda! No, 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 oh mio Dio. Vedi che mi ha sgamato. Ah, che schifo! Siamo morti? O forse ci ha lasciato vivi? Cioè ci ha lasciato vivere lo stesso, vediamo. E vedi di non farmi arrabbiare mai più! Ok, però abbiamo altre cose. Cosa c'è qua dentro? Bleh. Fornello e forchetta. Ah, merda. Ci ha legato. Che schifo la cucina della mamma. Merda. Vediamo, vediamo. Abbiamo fatto una cosa che prima non abbiamo fatto, effettivamente. Prendiamo quel cucchiaio. Apriamo. Ok, meno male. La cucina della mamma. Ultimo tentativo, raga. L'accendino ce l'abbiamo, sì. Cazzo può servire? Allora, attenzione. Forse abbiamo risolto una cosa. Usa un oggetto. Serve più combustibile. Porco cane. Ci riesco. No, merda, ho sbagliato. Bella Lu, ciao Shady. Alla fine l'ho già finito, Shady. Devi usare. Devi usare e rimettere a posto subito dopo il tuo amico. Scusate. Una forchetta, esatto, sì. Devi usare il... Sì, ragazzi, è il DLC, raga. Quello che è uscito oggi per la PlayStation 4. Quindi è normale che chi l'ha finito non ha mai visto questa parte. Proviamo a ispezionare col cucchiaio, dite? Oh, guardate cosa c'è. Una mela nel cucchiaio. Spezzoniamo la forchetta. C'è un cazzo. Il serpente. Mele e serpente, raga. Mela e serpente. Proviamo a fare così. Prima c'è andato la mela. Serpente. No. Serpente. Mela. Cuore. Ma porco cazzo. Però l'indizio è rimasto qua. In principio la morte fece dono dell'oscurità all'uomo venuto da ovest. Proseguendo il proprio viaggio, l'uomo incontrò quattro bestie e placò la loro fame con le proprie carni. Voglio provare a fare una cosa. Magari perdo, sbaglio.
Non mangiare. Ma veramente ha mangiato? Ah, schifo, è scemo. Merda. Dobbiamo trovare il modo di aprire. Ah, proviamo a usare la forchetta. Il gancio è fissato al muro con del sughero. Ho capito, ma dobbiamo aprire lì. Però serve del combustibile. Dove cazzo lo troviamo? C'è un cazzo qua. Abbiamo il fornelletto. Usa un oggetto. No. Ancora. Merda. Non ci riesco. Usa un oggetto. Sempre, prendi il fornello. Perché ho potuto prendere questa cosa e osservare questo? Me lo fa osservare se non posso farci un cazzo. Non so, raga, non ho più idee, quello è il fatto. Ma dite la soluzione, dai, raga, manca proprio quello, io non voglio la soluzione, cioè ci arriviamo insieme, senza dubbio, cioè però... no. Quel quadro. Dobbiamo capire che cosa c'è che... Che ci siamo persi. Il fornelletto sicuro serve, ma c'è bisogno di maggior combustibile. Ma che cazzo vuol dire? A meno che... Proviamo a fare una cosa. Usa oggetto. No. Non lo so, ragazzi. Mi dispiace. Non riesco a capire che cosa manca a questo puzzle per essere risolto. Niente. Niente. Dobbiamo mettere la morte. No. No. Palle. Niente, raga, non so come risolverla. Forse lo capiremo, non lo so.
vediamo domani. L'appuntamento è domani a mezzogiorno, proveremo a risolverlo ancora, cercherò di non spoilerarmi un cazzo e faremo anche il secondo DLC, ovvero in realtà ne abbiamo tre, abbiamo questo, abbiamo l'incubo, che è un'altra videocassetta con un altro enigma forse, o forse solo sopravvivere, non ho capito, e poi il terzo, Ethan deve morire, che è una modalità da quanto ho capito. Quindi niente, proveremo tutto la prossima volta, peccato per questa avventura mancata, per il resto il lavoro chiama. Grazie a tutti per essere rimasti, il follow se domani volete continuare sempre a mezzogiorno, da mezzogiorno alle 2 più o meno, a risolvere gli enigmi dei DLC che sono stati rilasciati, vi ricordo, in anteprima proprio per la PlayStation, almeno sapete quando mi collego, o se no quello che avete visto in prima persona sul Twitch, se cliccate sul canale YouTube stasera viene mandato tutto in alta definizione, proprio anche con la visione della webcam come uso il VR. E per il resto, richiesta amico, a me quelli che interessano serve per giocare insieme. Quello è il motivo per il quale faccio le live, trovare nuove persone con cui giocare insieme. Per il resto, grazie ancora a tutti, buona giornata, buon lavoro, chi va al lavoro come me, o se no, tante belle cose. Ciao ragazzi.